Buongiorno, eccoci, siamo tornati a Mosso, a Val di Lana, in provincia di Biella. Oggi siamo intenzionati di andare a fare un giro qui in questa zona per scoprire due cose un attimino particolari. Quindi partiamo dalla piazza principale dove c'è il presepe gigante e ci dirigiamo verso quella scala. Iniziamo a salire lì verso Oretto. Con me sempre Francesca, eccola qui. Iniziamo la gita. Questa è Villa Grazia, che una volta era Villa Poldina, di proprietà della famiglia Garbaccio, che erano dei grandi imprenditori qui, lanieri qui del Biellese. Dopo anni che è stata abbandonata, ora è stata acquistata e la stanno ristrutturando. Continuiamo la salita verso Oretto. Stiamo facendo il cammino di San Carlo. Durante il cammino di San Carlo ci sono parecchie cappelle votive, la maggior parte rappresentano la Madonna Nera d'Europa, con sempre il bambino. Seguiamo le indicazioni della Mosso Vertical 1000, che da Mosso arriva a Bielmonte. Ci dirigiamo verso Marchetto. Siamo arrivati a Marchetto, qui era la sede una volta del presepe gigante che adesso lo realizzano a Mosso. Lì ci sono i resti del falò che fanno la vigilia di Natale, un falò molto grande, che tutti gli anni viene fatto qui a Marchetto. Passato Marchetto, entriamo nel bosco. Questo è un sentiero che abbiamo fatto in una randonnée di mountain bike che partiva dal Belmonte anni indietro, di cui c'è un video sul canale, e che abbiamo fatto anche come escursione, non proprio su questo sentiero, ma in questa zona, quando abbiamo fatto l'escursione Val di Lana, a Val di Lana. Allora, siamo arrivati qui, che c'è una bella vista sulla vallata sotto, la panoramica, quella è Croce Mosso, quello è lo stabilimento Reda, lì Marchetto e alle nostre spalle la casa sull'albero. Eccola qua. Questa è la casa sull'albero. Prima questa casa sull'albero era posizionata su un altro gruppo di piante, poi è stata spostata per la sofferenza delle piante stesse. La cosa interessante di questa casa sull'albero è che è tutta autoportante, non ci sono chiodi o viti inseriti nelle piante. Lì una fototrappola anche per vigilare su questa struttura, perché in effetti questa struttura è aperta al pubblico. Oh, wow, bello! Ma c'è una porta anche di qua con un balconcino. Balconcino con la sua bella panchetta per
Guarda un po' il panorama. Allora, casa sull'albero prima era su quel gruppo di piante lì. Adesso è stata spostata per i motivi che dicevo prima. Il collegamento alla casa sull'albero, che era posizionata lì una volta, era per mezzo di un ponte tibetano. Che bello! Piccola pausa con un po' di tè caldo. Ma non fa freddo per oggi. Io sono grazie con la sì, essere pure bollente. Che bella vista. Lasciamo la bella casa sull'albero e continuiamo la nostra camminata. Stiamo attraversando il giardino dei ciliegi e siamo in direzione della frazione Boschi. Vista dal laboratorio San Bernardo qui a Boschi. Monte Rovella, panorama, oratorio di San Bernardo e lì da quella che è definita la libreria del bosco. Quindi si apre. Ce n'è uno, però questo è tipo sui sentieri di questa zona. Otto itinerari però sono. Otto itinerari, sì. Dalla frazione dei Boschi, continuando, si va verso il santuario del Mazzucco, per poi proseguire anche, se non erro, verso Camandona, quella zona di lì. Noi adesso torniamo indietro, perché per noi diventerebbe un giro un po' troppo lungo e si farebbe troppo tardi. Quindi andiamo verso il santuario della Brughiera. Allora, siamo arrivati di lì da verso i boschi, di qui andiamo alla casa sull'albero, seguiamo il viale dei Carpini per andare verso Capomosso, dovrebbe essere. Sì, Capomosso. Quindi seguiamo questo sentiero che è chiamato sentiero dei Carpini, perché infatti qua ci sono tanti carpini neri. Il carpino nero è un legno molto duro che è associato alla famiglia delle querce. Dal carpino siamo passati all'acero. L'acero per lo più nasce dove vengono abbandonati i terreni, i pascoli. Quindi è una pianta che si impossessa dei terreni. Lasciate andare. Allora, questo qui è un sentiero di livello escursionistico, quindi molto semplice e molto bello. Bello sentiero, bello questo posto, segnato bene tutto. Siamo noi che siamo un po' così, perché infatti dalla frazione Boschi, che qui da un quarto d'ora, potevamo tranquillamente arrivare qua, invece siamo tornati dietro un pezzetto. Allora, siamo in questa zona qua, che dove ci sono, come vediamo qui da questo pannello esplicativo, le torri gemelle. Le torri gemelle sono un faggio e un castagno. Eccoli qua. Che imponenza. Come sono alte. Infatti sono chiamate le torri gemelle. Tempo fa abbiamo fatto con questa passeggiata, dove arrivavamo da questa strada e scendevamo di qua, mentre adesso siamo arrivati da qui da destra. Di qua
è la strada che si percorre per andare a Boccetto Luvera. E noi andiamo a destra. Siamo a Capomosso. Facciamo un giro della frazione e poi vediamo di prendere il sentiero che va verso il santuario della Brughiera. Siamo arrivati da lì, da questo tornante, scendiamo verso la Brughiera, il santuario della Brughiera. Siamo arrivati a questa cascina, andiamo a vedere se, perché una volta qui c'era, vediamo se c'è anche oggi, eccolo lì, ah, sta dormendo, ma che bello, un bel maialone. Ehi, dorme la grande, eh? A mezzogiorno dormi. Eccoci, siamo arrivati al santuario della Brughiera. La vista qui dal santuario della Brughiera è impagabile. Si vede fino a Milano, tutta la pianura pavese e nelle belle giornate anche il Monte Begua in Liguria. Molto bello. Allora, riprendiamo il sentiero, torniamo indietro un pezzo, per poi scendere verso Mosso. Il bivio lì dietro, prossimità di quella baita, anziché andare a destra per tornare verso Capomosso, abbiamo preso a sinistra per scendere direttamente a Marchetto, quindi accorciamo un attimino la strada del ritorno su questo sentiero. Eccoci nelle vie di Marchetto. Questa dovrebbe essere Casa Regis. Sì, Casa Regis, questo è un ex monastero. Un ex monastero di suore. Eccoci tornati in piazza Mosso. Ok, dai, anche questo giro l'abbiamo fatto. Allora, adesso abbiamo fatto 10 km con circa 400 metri di dislivello in mezzo ai boschi qui di Mosso. Molto bello come giro, tranquillo, ben segnalato, escursionistico, bello davvero. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ricordati, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un commento, un like. Alla prossima avventura da Max e Franci. Un saluto!